Un arrivo trionfale nella striscia di Gaza, quello di Khaled Meshaal, il leader in esilio di Hamas. Ha baciato la terra dalla quale è stato lontano una vita intera, un gesto simbolico per salutare i territori palestinesi che ha lasciato nel 1967, quando era solo un bambino. Poi si è stretto attorno alle persone che lo attendevano da tempo, dicendo di sperare che Dio gli conceda il martirio. Meshaal, 56 anni, è stato ricevuto nel terminal di Rafah, alla frontiera con l'Egitto, da una delegazione di politici in esilio e poi dal primo ministro di Hamas. Questa per me è la terza rinascita, ha detto Meshaal, preceduta dalla mia nascita naturale nel 1956 e dalla seconda avvenuta dopo il tentativo israeliano di uccidermi nel 1997 su ordine di Netanyahu. Domani Meshaal prenderà parte alle celebrazioni per il 25esimo anniversario della creazione di Hamas a Gaza. Questo venerdì, secondo quanto si è appreso, dovrebbe visitare la città duramente colpita dagli israeliani nella recente operazione Colonna di Nuvola, oltre a vedere la casa del fondatore del movimento islamista ucciso nel 2004.